Parliamo adesso dell'associazione, associazione che ti fa riferimento, associazione importante. Buongiorno. Ma sai, io nella mia vita ho avuto varie chiamate, la prima a nascere, poi a diventare prete, poi c'è stata una terza vocazione, il 20 di marzo di 6 anni fa, tra Capodimonte e Valentano, 3 ragazzi sono andati in cielo in un incidente, in mezzo a loro c'era il mio bassista Jacopo di Farnese, con lui c'erano Patrizio di Ischia e Samuel di Farnese, e quella sera mi sono sentito chiedere da molti ragazzi che cosa fare, e io ho detto facciamo una festa per i ragazzi perché è l'ultima sulla terra, e poi ho detto la cosa più brutta non è solo morire, è essere dimenticati. Per cui ci siamo messi insieme con molta semplicità per cercare di fare memoria continua di questi ragazzi che sono davvero una presenza umano-divina che toccano il cuore di tutti, e ci siamo accorti di tutto questo che è il più grande dolore della terra, che è perdere un figlio. Quindi protagonisti di questa associazione sono i ragazzi del cielo con la loro presenza, ci sono i genitori, le famiglie che hanno questo grande dolore e con le quali noi conviviamo per quanto è possibile, condividiamo tanti momenti, e poi i ragazzi della terra, dei quali attraverso l'associazione ci interessiamo in tantissimi modi. Ora l'associazione è in tutta Italia, quindi non è più una questione nostra locale, perché purtroppo i giovani muoiono troppo presto dappertutto. Quindi io vado un po' in tutta Italia a incontrare anche queste famiglie e vi dirò che è una missione, la missione meno facile della terra. Iniziative in vista per la diocesi, con la diocesi di Viterbo, di cosa si tratta? Ma c'è una iniziativa per questo anno della fede che tutti sperano che non si riduca a qualche chiacchiera di fede o a qualche convegno di fede. Il vescovo Monsignor Fumagalli mi ha interpellato per una festa diocesana della fede per la diocesi. Io ho accettato e stiamo pensando. Si stava pensando allo stadio in ottobre, ma non sappiamo perché, per il tempo forse non è l'ambito, però stiamo pensando, il 5 di ottobre probabilmente vorremmo fare una grande festa della fede a quale vorrei invitare tutti, tutti coloro, qualcuno dirà ma io non ci credo, ma io mi sento un fratello di chi non ci crede, anzi mi piace molto, io mi sento un amico di chi è in ricerca perché anch'io sono in ricerca. Mi sento uno che condivide la fede con chi ce l'ha e con chi pensa che poi nessuno di noi è al massimo, perché poi nelle prove della vita a tutti viene un interrogativo da condividere, da lottare e da sperare che Dio si faccia vicino. Tante volte i giovani mi dicono Dio ci ha abbandonato in questi momenti difficili, io dico ma forse è anche un momento della storia che noi abbiamo abbandonato Dio. E questa è la festa della fede, mettere insieme tutte le nostre ricerche e dire com'è bello pensare che c'è non solo qui, ma che c'è un oltre e che Dio ci avvolge di amore e di tenerezza. Questo a me mi sembra tutto e mi commuove ogni giorno. Il famoso bello sarebbe bello. Bello non sarebbe bello, è bellissimo. È bellissimo. Senti, invece purtroppo è bruttissimo in queste ore, maratona a Boston, sport, occasione di festa, bombe al traguardo, bambini che muoiono. Perché succede questo? Succede perché gli uomini siamo impastati anche di questo e siamo in un mondo dove gli interessi molto grossi, perché lì dietro ci sono interessi molto grossi, che non è una maratona. È voler creare proprio la tristezza del mondo e destabilizzare l'umanità in un momento che ha bisogno di tanti equilibri, e invece di guardare alle povertà si guarda solo agli interessi. Purtroppo padrone del mondo è il denaro, e Gesù lo chiamava diavolo, il denaro, che poi è sta sotto anche a tutte le altre cose. Nel nuovo disco ci sarà una canzone, ora non so se posso dirla, ma la dico, intitolata Il mercato delle falsità.
per dire che oggi non dovremo più, non potremo più andare all'apparenza, ma sarà solo l'autenticità delle persone, dei genitori, dei preti, dei politici, solo l'autenticità delle persone che ci garantirà un futuro. Chi è in grado sempre di dire uno è falso, uno è vero, uno dice la verità, l'altro non lo dice? Perché qui sembra 50 persone, a volte 50 verità. Questo lo dico anche nel mio lavoro, che siamo, diciamo, operatori dell'informazione, ascoltiamo la gente. A volte sembra che tutti abbiano ragione e non si riesce bene a percepire la verità, la famosa verità. Qual è la verità? È la domanda che fece Gesù a Pilato: che cos'è la verità? Io credo che manchino dei parametri interiori per stabilire ciò che è vero o si avvicina al vero. In fondo non ci siamo più formati alla verità e viene dato per scontato che tutto è falso e che tutto è... Qualcuno ha chiamato questo il satanismo. Bossuet, che viene considerato il fondatore del satanismo, diceva è giusto tutto ciò che avviene solo perché avviene, giustificando tutto quello che avviene. Invece la verità, c'è stato solo uno che ha detto: io sono la verità e vi dico la verità e vi garantisco la verità. In fondo, lasciatemi dire da prete, che più si avvicina, ci si avvicina a colui che è la verità, che è Dio, in misura di questo riusciamo a capire, interpretare, a volte anche a sentire a pelle il falso o la persona che è portatrice di falsità. E poi è quindi darci dei parametri, studiare, essere preparati. Seconda caratteristica è essere critici, cioè non dare mai nulla per scontato, e nella nostra mente non giudicare male le persone, ma domandarci sempre se con la nostra mente, secondo la nostra intelligenza, è veramente giusto quello che stiamo ascoltando. E non ci dobbiamo mai schierare con facilità, anche se poi dobbiamo prendere delle decisioni nella vita, e le decisioni sono rischiose perché aderiamo a chi magari nemmeno possiamo conoscere completamente. E poi è la formazione della coscienza. Alla fine, in fondo, è la coscienza, il maestro interiore, che è illuminato da qualcuno con la Q maiuscola, ci può veramente aprire una finestra sulla verità. Io ci credo e basta. Bene, conclusione, qualche secondo per salutare chi vuoi. Ma io saluto tutti quanti, e tutti quanti dico tutti i fratelli, le sorelle, gli amici, i miei amici preti, tutti coloro che mi hanno accompagnato e mi hanno permesso, tante persone hanno permesso che esistesse Don Giorgio come persona, come sacerdote, dalla mia famiglia alle persone che mi hanno formato, alle persone che mi hanno sopportato nei miei errori, nelle mie fragilità, a chi ha applaudito non il personaggio o colui che appare sulle copertine dei dischi, ma il fratello, l'amico e il compagno di strada. Grazie. Grazie Don Giosi, e buon percorso. Grazie a voi.